Salve a tutti, benvenuti ad un nuovo video sulla strategia, in particolare migliora il pezzo re, seconda puntata. Ok, abbiamo visto l'altra volta come spesso bisogna riflettere prima di arroccare. L'arrocco può essere una mossa ottima sia per difendere il re sia per sviluppare e muovere due pezzi contemporaneamente, il re e la torre. Tuttavia in alcuni casi è meglio evitare l'arrocco. Vediamo ad esempio questa partita tra Kasparov e Karpov, giocata a Linares nel 1994, Kasparov con il bianco, Karpov con il nero. Iniziamo questa Caro-Kann, una variante moderna, vengono sviluppati un po' i pezzi. Ora, solitamente nella Caro-Kann si può ottenere arrocchi eterogenei, tuttavia qui i giocatori si studiano abbastanza e tengono i pezzi molto sulla difensiva in qualche verso. Si giunge quindi dove entrambi i giocatori hanno praticamente sviluppato tutti i pezzi. Il bianco deve ancora finire e ad esempio vediamo di partire da questa posizione. Qui il nero potrebbe già arroccare, tuttavia analizziamo un attimino cosa succede. Innanzitutto vediamo che qui c'è questo pedone H che sembra essere in presa perché è attaccato da due pezzi neri. Lo stesso vale per il pedone A4, tuttavia nessuno dei due giocatori può prendere alcun pedone, perché se qui ad esempio il nero acquista la mossa, gioca alfiere per H2, si scopre subito che il pedone è avvelenato, questo alfiere viene intrappolato con una semplice spinta e il nero perde materiale. Quindi qui viene giocata cavallo D5 invece, a cui il bianco ovviamente non può rispondere alfiere per A4, anche qui seguirebbe donna A5, che da scacco e contemporaneamente attacca doppiamente l'alfiere campo chiaro del bianco, qui unica cavallo C3 per tentare di difendere questo alfiere e parare lo scacco allo stesso tempo, ma qui semplicemente il nero cattura il cavallo, e ora ovviamente ha ancora il problema dell'alfiere, inoltre il cavallo sta attaccando la donna. Il bianco fa bene a togliersi di mezzo l'alfiere dando scacco, il re prende. Allora il problema è che comunque il nero sta minacciando uno scacco di scoperta che potrebbe essere molto pericoloso, e a questo punto il bianco deve ancora recuperare un pezzo perché ha perso il cavallo in C3, quindi mosse tipo alfiere di 2 lo porterebbero sicuramente alla sconfitta. E dopo di questo il nero rimane in effetti con un pezzo in più, quindi l'unica mossa plausibile a questo punto è prendere il cavallo, ma qui segue donna per pedone con scacco, il bianco si para, ma alla fine il nero rimane perlomeno in vantaggio di posizione. Ok, quindi non abbiamo alfiere per A4, ma abbiamo alfiere D2 subito. B5 difende il pedone, cavallo C3 riattacca il pedone B5, cavallo viene cambiato, e se notate ancora il nero e il bianco aspettano ad arroccare. Difatti non ci sono ancora degli attacchi diretti verso i rispettivi re, né tantomeno attacchi minacciati a lungo termine. Quindi questa può essere un'ottima occasione per tergiversare, cercare di portare in attacco i pezzi piuttosto che arroccare, se proprio non è necessario. Ok, qui il bianco evita di farsi cambiare la coppia degli alfieri per rimanere almeno con questo vantaggio. E qui mossa al nero. Vediamo a questo punto, visto che ormai i pezzi del nero sono abbastanza sviluppati, se è il caso di arroccare. Allora, innanzitutto è immediato che l'arrocco corto perde subito perché c'è questo matto. Difatti tutti i pezzi del bianco sono diretti verso l'arrocco corto. Tipicamente se non abbiamo abbastanza pezzi in difesa è sempre meglio in qualche modo evitare di arroccare corto. In questo caso il bianco ha una tonnellata di materiale puntata sull'arrocco corto, quindi sicuramente non conviene. D'altra parte anche l'arrocco lungo farebbe esporre il re su questa colonna aperta, quindi dopo ad esempio torre c1 il bianco minaccia scacchi di scoperta e prende l'iniziativa, quindi anche in questo caso il nero va a stare maluccio.
Cosa ha quindi fatto Karpov? Ha fatto una mossa che può sembrare, almeno a un principiante, una mossa assurda. Re E7. Difatti, questa realtà è una ottima mossa. Ora, prima cosa da valutare prima di fare una mossa del genere, quindi perdendo la possibilità di arroccare, è la sicurezza del re. Ma in questa condizione, dove il bianco ha solo alfieri e non cavalli, se le diagonali d'ingresso al re sono, diciamo, sicure, in genere non ci sono problemi. E questo è vero perché il nero ha l'alfiere campo oscuro che sta difendendo su questa via, e l'ingresso viceversa dalla diagonale H4 di 8 non è possibile per via dei pedoni neri. Inoltre il nero è ben difeso dai propri pedoni che bloccano qualsiasi iniziativa sulla colonna E. Ok, però a cosa è servita questa mossa? Perché muovere il re? Allora, gli arrocchi non erano possibili, però le torri devono venire attivate in qualche modo. Quindi ora, senza il re sull'ottava traversa, sarà possibile per il nero portare le torri in posizioni più attive. Quindi buona mossa sicuramente da parte di Karpov. A questo punto la mossa tocca a Kasparov, che ancora non si decide su cosa far fare al proprio re. E gioca torre C1, che è una mossa abbastanza plausibile, perché mette la torre su questa colonna aperta e prepara un eventuale attacco di scoperta sulla donna. Karpov risponde con donna C4, ottima mossa, che ha un duplice scopo. Innanzitutto previene che il bianco possa attuare con successo un attacco di scoperta spostando l'alfiere, perché in tal caso comunque il nero può catturare la donna. Inoltre tenta di cambiare le donne, e questo, quando il proprio re è un po' esposto al centro, può essere una buona scelta strategica a lungo termine, perché prima o poi magari questa donna potrebbe giungere con qualche mossa a impensierire il proprio re. Meno pezzi, come sappiamo, ci sono in circolazione, più è sicuro un re a centro scacchiera, anche a lungo termine, non solo per la tattica immediata. E ora anche Kasparov decide cosa fare con il proprio re. Le opzioni sono la ovvia arrocco corto, oppure, come ha giocato effettivamente Kasparov, spostare il re in E2. Ora, attenzione, perché questa mossa un po' emula quello che ha fatto Karpov in precedenza, mettendo il re al centro. Questo ovviamente favorisce poi lo sviluppo dell'altra torre. Però il problema è che qui il re è più prono agli attacchi dell'avversario. Difatti c'è tra l'altro un cavallo. Un cavallo è sempre molto pericoloso quando è vicino al re avversario. Se si nota, ci sono attacchi di questo tipo che potrebbero arrecare molto danno. Era sicuramente meglio qui arroccare corto. Anche se l'alfiere camposcuro sta puntando alla casa H2, questa poi può venire difesa con successo, e nessun altro pezzo nero comunque potrà minacciarla, a meno a tempo breve. Vediamo però, dopo re 2, purtroppo Karpov non si approfitta dell'occasione e gioca viceversa torre B8. Andando a eventualmente sostenere questo pedone per spingerlo in futuro e quindi creare una specie di attacco pedonale sull'ala di donna. Cosa avrebbe dovuto giocare? Avrebbe dovuto giocare cavallo F4. Questo è scacco più attacca la donna. Ovviamente il nero non può fare a meno di catturare il cavallo, dopodiché segue una serie di mosse forzate. Alfiere per F4 che va a minacciare la torre. La donna è sempre sotto, qui il bianco ovviamente non può perdere tempo, cambia le donne. E ora deve in qualche modo spostare la torre, ad esempio o in B1, per difendere sicuramente attacchi successivi. Eventualmente l'altra torre poi potrà venire sviluppata in una di queste case. Però vediamo che dopo torre HD8, che attacca il punto debole del bianco, il pedone isolato al centro, il bianco è costretto a difendere il pedone, e ora al nero potranno venire in mente mosse di questo tipo per attaccare questo pedone debole, che tra l'altro non può neanche avanzare facilmente, specie anche dopo che il nero ha giocato F5, perché non può essere sostenuto neanche dall'alfiere.
e quindi magari qui il nero aveva buone probabilità di catturare un pedone e eventualmente anche di vincere la partita. Tuttavia, praticamente Karpov ha perso l'occasione. Qui Karpov ha in effetti giocato torre HB8, non quindi torre AB8 come detto prima, almeno portato in attacco questa torre, l'altra sta già in qualche modo fungendo da difesa sulla colonna A, e quindi Kasparov ha avuto l'occasione di giocare G3 per impedire la variante che abbiamo visto prima, e quindi si è in qualche modo salvato, la partita poi è finita in parità. Vediamo ora un'altra partita giocata tra Anand e Timman a Tilburg nel 1991. Si apre con una difesa francese che fornisce già subito una struttura di questo tipo dei pedoni con la variante di spinta che punta diritta sull'arrocco corto. Questo è un segnale per il bianco che probabilmente avrà buone possibilità di attaccare sull'arrocco corto proprio perché abbiamo un pedone avanzato sull'ala di re molto potente. Ok, quindi la partita si evolve in questo modo. Andiamo al punto critico. Bianco ha già arroccato corto, quindi in qualche modo sarà un po' più timoroso a spingere i propri pedoni verso l'attacco. Bianco salva la coppia degli alfieri e controattacca, sembra, spingendo i pedoni sull'ala di donna. Si apre la colonna C dove il nero ha già due pezzi forti, però quello davanti è la donna, quindi probabilmente potrebbe subire dei contrattacchi se una torre giungesse in C1. Il bianco forse riuscirebbe a controllare la colonna. Ok, ed ecco qua che il bianco prova in qualche modo a comunque spingere i pedoni sul lato di re. Il re è abbastanza al sicuro, se vedete tutti i pezzi neri sono dalla parte opposta della scacchiera oppure non attivi. Quindi può permettersi, visto che ha ingenti forze sul lato di re, di cominciare ad attaccare. Ecco, vedete che di fatti il nero esita a arroccare corto proprio per questi motivi. Ok, si giunge a questa posizione quindi, con mossa al nero. Allora, se qui effettivamente il nero arrocca corto, il bianco potrebbe cominciare a saltargli addosso con cavallo H5 che probabilmente provocherebbe altre debolezze come la richiesta della spinta G6. A quel punto anche questo pedone diventerebbe morbido, potrebbe essere veramente un problema difendersi per il nero. Quindi che scelta ha fatto Timman? Non ha arroccato, ma per mettere al sicuro il re decide di spostarlo verso il lato di donna. Ora questa sembra un po' una follia perché per passare in posizioni sicure, ad esempio in B8, dovrà passare dalla colonna C dove il bianco sta attaccando pesantemente. Tuttavia c'è questo cavallo che al momento fa buono scudo, il bianco non può minacciarlo facilmente né con i cavalli né con gli alfieri, proprio per via anche delle protezioni che gli altri pedoni gli offrono. Quindi eventualmente questo re potrebbe avere addirittura un percorso sicuro verso la casa B8. Manovre di questo tipo si chiamano marce del re, oppure quando si raggiunge una posizione d'arrocco senza arroccare, come potrebbe simile a quella che abbiamo ora, si può parlare di arrocco artificiale, dove un giocatore invece di arroccare magari sposta prima la torre e poi dopodiché fa fare qualche mossa al re per ottenere una posizione d'arrocco anche se non ha arroccato direttamente. Ok, quindi dopo re D8 qui Anand gioca donna E2. Eventualmente l'idea è quella di far forza su questa diagonale dove il pedone B5 è inchiodato, eventualmente spingendo poi in A4. Ma questa idea viene bloccata immediatamente con alfiere A3 e questa è un'ottima mossa. Quello che si vuole fare è togliere al bianco l'appoggio della casa C1. Senza la casa C1 difficilmente il bianco potrà continuare l'attacco portando le torri in avanti, e tra l'altro ora questa torre è minacciata, quindi dovrà muovere. Inoltre, cioè, questa cosa ovviamente impedisce al bianco di avere un attacco efficace sulla colonna C dove dovrà probabilmente passare il re per andare al sicuro.
Infatti, Nand muove in c2 la torre, cavallo b4. Ora la torre bianca è attaccata doppiamente, il nero sta praticamente minacciando di fare man bassa dei pezzi bianchi, quindi qui il bianco effettivamente cambia le torri. Il nero riprende re, un passo più vicino a trovare rifugio in b8, dopodiché potrà attivare l'altra torre sulla colonna c in modo da contrastare efficacemente eventuali attacchi del bianco, come ad esempio dopo torre c1. Qui il bianco gioca alfiere c1 con l'ovvia idea di togliere di mezzo questa alfiere e poi portare la torre direttamente sulla colonna c con scacco, eventualmente poi raddoppiando magari con la donna, ma in questo caso qui il nero avrebbe forse potuto giocare cavallo per alfiere. Difatti, togliendo l'alfiere dalla casa d3 si alleggerisce molto questa diagonale per il nero. Dopodiché, ad esempio, se il bianco cattura con il cavallo, ovviamente qui il nero deve evitare il cambio per evitare di favorire l'ingresso della torre sulla colonna c, potrebbe ridirigere quindi l'alfiere in e7 e dovrebbe passare ancora un bel po' di tempo prima che il bianco possa portare, cioè due mosse, la torre sulla colonna c, dando quindi il tempo al nero di reagire. Ad ogni modo qui Timman ha cambiato le alfieri, comunque non c'è niente di male. Torre per c1, scacco, il re si sposta in b8 e in ogni caso il bianco non potrà fare molto su questa colonna, anche perché il nero è pronto a giungere in c8 con la propria torre. Ok, a questo punto passiamo abbastanza rapidamente al finale, dove il bianco, nonostante il re non sia più sul lato corto, sul arrocco corto, continua a attaccare sul lato di re. Il nero d'altra parte contrattacca sul lato di donna, e quello che succede è che si ottiene una piccola distruzione della struttura pedonale del bianco, dove questo pedone è isolato. Quindi un'idea del nero potrebbe essere quella di ottenere un pedone passato tramite questi due pedoni centrali, quindi in qualche modo la struttura pedonale del nero è messa meglio di quella del bianco. Infatti qui ottiene questo scacco. Ora il bianco prova a controgiocare, andando a minacciare questo pedone, e qui ovviamente viene cambiato il cavallo. Ora, se il bianco ricattura di pedone, subito il nero ha un pedone passato, questo non va bene, quindi ricattura di donna con scacco, il nero para. Ora a questo punto una possibilità è cambiare le donne, però poi il nero riuscirà, avendo il re vicino alla colonna c, a controllare la colonna c, quindi non ci sarà controgioco per il bianco. Un altro potrebbe essere quello di mantenere la donna in gioco, attaccando anche sul lato di re e eventualmente proteggendo un ingresso della torre c su, della torre d sulla colonna c. Questo poteva essere una strategia da usare. Tuttavia qui Nand ha giocato torre c1, visto che la donna è inchiodata non può prendere la torre, però si lascia la possibilità al nero di cambiare le donne e ottenere questo pedone passato. Dopodiché, una volta che viene consolidata la struttura del nero sul lato di re, il nero può passare al contrattacco e sostiene il pedone passato di. Difatti è sempre bene porre un pezzo dietro il pedone passato per poterlo spingere, come la torre in questo caso, mantenendo la difesa. Ok, e un'altra particolarità di questa posizione è che i pezzi leggeri sono due alfieri dello stesso colore, quindi il pedone su casa scura diventa di per sé molto sicuro. Ok, e vediamo un po' cos'è. Il vantaggio è che il re nero è più attivo del re bianco. Difatti, a parte questa torre, non ha altri pezzi che gli impedirebbero di giungere verso l'attacco. Ed è proprio quello che sfrutta il bianco in queste il nero in queste condizioni. Dopo aver portato il pedone di 3, a questo punto è davvero pericoloso. Il bianco lo deve bloccare con la torre. Ora c'è via libera per il re nero, che potrà eventualmente anche giungere in c3 e scortare il proprio pedone a donna. E d'altra parte il bianco è il re abbastanza defilato su un lato.
prova a rientrare ma non fa in tempo. Il re nero ha il completo controllo. Ora il bianco prova a controgiocare cercando di scortare il proprio pedone passato a donna, ma solo questa alfiere non è sufficiente. E a questo punto la mossa che vince la partita, dopo questo alfiere b5 che cerca il cambio d'alfieri, ovviamente non farebbe in tempo a spingere perché il nero può riprendere l'alfiere e poi proteggere la casa di promozione. Qui il bianco prova a rifarsi sul pedone b sperando in un cambio di questo tipo, ma il re può giocare in c3 e ora il bianco dovrà rimuovere la torre e eventualmente questo pedone sarà facilmente scortabile a donna. Quindi qui il bianco ha abbandonato e il nero ha vinto. Quindi riepilogando, probabilmente il re, essendo il pezzo da difendere una partita di scacchi, è anche forse quello più difficile da gestire, perché all'inizio partita ad esempio deve essere messo al sicuro in qualche modo, quindi va mosso in modo difensivo. Col progredire la partita poi può diventare però anche un pezzo d'attacco, quindi la sua strategia cambia a seconda del momento della partita e della posizione che si sta ottenendo sulla scacchiera. Ok, quindi anche per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, vi auguro buone partite, a presto, ciao ciao!